Mamma mia, è la bolletta del gas! Beh allora? È altissima! Ah, tu mi dici piccia piccia, es! Piccia piccia, ma tutto qui? Mannaggia la miseria, mannaggia! Mo chiama Mario! Ma che chiama Mario? Che giù hanno venduto! Vabbè, ma Mario ci lavora sempre, scusa, eh! Beh certo, ma Mario risponde a te, dai, su! Ah, ecco qua, allora. Pura maseghetta, mo! Che succede? Mo risponderà! Mo da rispondere, dai, dai! Un operatore sarà subito al vostro servizio. Nell'attesa, vi consigliamo di consultare il nostro sito web. Sì! Pronto! Rispondo operatore ANB877531, Marianella d'Albania, come posso essere utile? Io devo parlare con Mario. Mario Principalli. Le vuole aprire ticket, signora? Ticket? Che devo fare l'analisi? Ma scusa, siete l'azienda del gas o no? Sì, signore. Vuole che passi i miei colleghi che parlano un po' inglese? Io non capisco. Lei parla italiano? Ma no, ma... Guardi, io ho un problema. Deve parlare io con Mario, capisci? Sì, signore. Tutti hanno problemi. Vuole aprire ticket? Sì, vabbè, sono capito, va. Senti, poi ci arrivo un attimo! Ma giù, vabbè, va! Non ti aspetto per pranzo! Ma no, che faccio subito! Vabbè. Ciao, ciao! Ciao, sì, ciao! Scusi, dove sta andando? Devo parlare con Mario Principalli. Capisco, ma dobbiamo prima aprire un ticket. Vabbè, ma è per una bolletta, faccio subito. Benissimo, ma prima bisogna aprire un ticket, la prassi è questa. Ma siamo amicissimi con Mario Principalli. Non mi interessa, la prassi è questa. Allora, dobbiamo aprire il ticket e quindi fissare un appuntamento. Vediamo, mi servirebbe il codice fiscale, il codice cliente, l'ultima bolletta, l'ultima mestruazione. Che? No, scusi, queste cose mie. Allora, l'appuntamento possiamo fissarlo per lunedì. Prossimo? No, fra 3 settimane. 3 settimane? Sì, ammesso che lei non sia un cliente premium, che con 10 euro potrà avere l'appuntamento direttamente oggi stesso. Benissimo, grazie. Vada. Vado? Vada. Numero 53, signor Celani, sportello 2. Io? Mario! È più facile a parlare col Presidente della Repubblica che con te, eh? Oh, mannaggia! Che già si è accomodato, signore? Celani, non ti ricordo più di me, eh? A scuola, calcetto, il ballare, eh? Dunque, lei ha aperto un ticket? Sì, la signorina ha detto Praum. Scusi? Praum. Premium. Premium. Niente premium. Premium. Il problema è questo qua. A bolletta. Secondo me chi ste sei martite? Chi l'ha pagato mai tutto questo? Guarda, controlla. Prego. Controlla il computer, ma. Qui è tutto regolare. Tutto regolare? È tutto regolare. Ma ultimamente lei la sa la situazione. La situazione politico-economica, la congiuntura, la congiuntivite, gli scafisti, la temperatura che si è aumentata. Mario, ti è mattito, come parla? Guardi, ma ultimamente lo sa la situazione dei Fort Worth? Sui tassi di interesse, l'Euribor, i tassi interbancari. Ma scusi, scusa, quanto pago io metro cubo? Il prezzo noi lo cambiamo ogni 3 mesi. Lei è in buone mani, signor Celani. Bund, congiuntura, congiuntività, sa che vi dico con tutto il cuore, eh? Chiedemela a fan! Signor Celani, ma lei non capisce, ma lo spread, dove lo mettiamo lo spread? Lo sapete dove tu ti metto lo spread? Dove? Omidio! Oh, e tu?
Ma io stengo facendo un giardino, tu che sta a fare? Lasciamo perdere, mi hai fatto un casino che sta bolletta, guarda. Ma ancora che chi ci sta? Piscina. Meglio non se mare. Che devo fare? Passa assato, luce e gas. Hai fermo, si vedete. Ma tu gli non se mare. Un'altra volta. Sembri tengo solvo i cuosi. Che facete? Chiamo, ti muoio ciacca magnito. Mandiamo i forbici, pura seghetta, va. Chiamo, cammina, dai, sì. Dai. Anche tu sei ancora con il fornitore storico? No, dai, ma non sei stanco di essere considerato solo un numero? Dai, ti prego, non farlo usare. È ora di dire basta. Porta le bollette di energia e gas a Sato, perché con Sato sei a casa. E se non credi a me, chiedi a chi già da anni riceve bollette Sato. Video. Ma mamma riconosce? Ma io dico una cosa, no? Siete pigliati l'attore professionista e si scorda tutte le battute, 740 volte li siamo fatti. Aspetta, una volta mi sono scordato, una volta. Ma che una volta, 50 volte minimo si sono fatte. La pianduccia di rosa sono strangata tutta. Ma non è vero, non è vero. Braccia rubate all'agricoltura, to, vai, grazie. Vai a fare. Vado al lavoro. Vado a portare la vigna, vado a fare qualcosa. Ma non si cambia più, guarda.